Buonasera. La battaglia di Milano è una battaglia della quale si conoscono pochi particolari. È stato un momento importante per l'Italia, per l'Europa e per la fine della guerra in questo emisfero. È stato un momento in cui hanno combattuto formazioni provenienti dalle montagne, formazioni che venivano dalla Lombardia e formazioni che erano dentro la stessa città di Milano. Abbiamo con noi il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'onorevole Arrigo Boldrini, medaglia d'oro al valor militare. Ecco, onorevole Boldrini, la battaglia di Milano cosa è stata? Che importanza ha avuto? Beh, la battaglia di Milano è una battaglia che il comando del Corpo Volontario della Libertà aveva programmato, perché è molto importante questo. Volevano che Milano insorgesse, e c'è l'insurrezione di Milano. C'è l'insurrezione di Milano col contributo dei gappisti di Milano, con il contributo della Valsesia, con il contributo di formazione dell'Oltrepopavese, e quando gli alleati sono arrivati a Milano, non dobbiamo dimenticare, c'era il manifesto del Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia che salutava gli alleati con Milano Libera. Con Milano Libera, col prefetto italiano e il sindaco nominato dal Comitato di Liberazione d'Italia. Noi abbiamo avuto la grande fortuna che la pianura della Valle Padana ha corrisposto pienamente, sia attraverso i contadini, i braccianti, i lavoratori della terra, gli operai, non dimentichiamo gli scioperi degli operai e il sabotaggio nelle fabbriche contro i tedeschi. Ecco, quante divisioni tedesche erano impegnate nella Valle Padana intorno a Milano? Secondo i calcoli che abbiamo noi, i tedeschi hanno dovuto impegnare, per quanto riguarda le formazioni partigiane nel nord, da 10 a 15 divisioni, compreso le formazioni della Repubblica Sociale Italiana, che è stata una cosa non indifferente. Erano divisioni di guerra, con armi pesanti. Armi pesanti, infatti sono stati grandi rastrellamenti. Con molti morti. Ecco, vediamo ora insieme la battaglia di Milano. Il 26 aprile, in tutta l'Italia del Nord, continuano con alterne vicende i combattimenti fra angloamericani e nazisti. Vi sono anche alcuni tentativi tedeschi di contrattaccare. Sulle strade della Lombardia si incontrano molte colonne di truppe tedesche in ritirata. A Milano si spara. I cecchini tedeschi e i fascisti tengono sotto tiro le strade principali. Mussolini è fuggito dalla prefettura ed è arrivato a Como. Intanto Sandro Pertini arringa i partigiani a Piazza del Duomo. Il 26 pomeriggio, sì. Io qui con i partigiani matteottini, sì. Io tenni un discorso, un comizio lì, su quel gradino lì del monumento, circondato dai partigiani, e feci il mio primo comizio dopo la liberazione, cioè dopo 15 anni, sì, di carcere e confino, potei, sì, parlare alla popolazione.
Poi con la colonna dei Matteutini noi sfilammo per andare verso Corso Buenos Aires. Sì. Lì all'angolo, vicino al Duomo, incrociammo la colonna dei Garibaldini con in testa Luigi Longo. Luigi Longo io lo salutai, ma lui mi fece un cenno per dire non andate avanti, e subito non compresi che cosa voleva dire con quel cenno, ma compresi quando arrivammo in Corso Buenos Aires. In Corso Buenos Aires fummo colpi da colpi di mitra di franchi tiratori che erano sui tetti. Dei palazzi di Corso Buenos Aires. Quindi c'erano i cecchini che spararono sui... erano l'ultima resistenza dei repubblichini, no? A Piazza della Scala, gli ufficiali delle SS e i comandanti dei reparti tedeschi sono asserragliati nell'hotel Regina. Essi attendono l'arrivo degli americani con i quali hanno in corso delle trattative in Svizzera. E hanno a disposizione due divisioni corazzate per controllare la città di Milano. C'è anche la decima flottiglia MAS, al comando del principe Junio Valerio Borghese. Varie formazioni di partigiani agiscono in tutti i quartieri della città. Del comitato insurrezionale fa parte anche Leo Valiani. Non essendosi arreso Mussolini, l'insurrezione seguiva il suo corso. Nella notte, Pertini, Sereni ed io, cioè il comitato insurrezionale, ci riunimmo e demmo alle formazioni partigiane e alla Guardia di Finanza, che era passata ai nostri ordini, la disposizione di impadronirsi entro la notte stessa degli edifici pubblici. Il primo atto insurrezionale è capeggiato da una squadra di Corrado Bonfantini. La città è ancora largamente occupata dalle formazioni fasciste e da cospicue forze tedesche. I 500 militi della Guardia di Finanza potrebbero essere facilmente sopraffatti. Perciò debbono agire con rapidità e decisione. Con la Guardia di Finanza concordammo che quando avesse occupato la prefettura avrebbe fatto suonare una potente sirena in modo da avvertire tutti della vittoria dell'insurrezione, perlomeno in centro. E così accadde, la sirena diede questo segnale al mattino presto del 26 aprile. Questa è la prefettura. E la Guardia di Finanza occupò la prefettura. Per noi ha avuto una grande importanza. Perché demo una grande importanza all'occupazione della prefettura? Perché la prefettura era la sede dei fascisti, dei Mussolini e di tutti i suoi gerarchi. Che erano qui dentro. Erano qui dentro. Quando noi constatammo che invece ci dissero che erano scappati, la presa della prefettura da parte nostra e la nomina di Riccardo Lombardi a prefetto della Liberazione significava la conclusione della guerra di Liberazione e la conclusione di 20 anni di lotta contro il fascismo. Ecco, qui dentro praticamente c'era il... E qui dentro, ecco qui. Il vostro generale Wolf ci ha traditi. Alle spalle del duce trattano con gli americani il generale Wolf e il colonnello delle SS Eugen Dollmann, che è un vecchio amico di Hitler e uno stretto collaboratore del comandante delle SS Himmler ed è stato vicinissimo a Mussolini fino agli ultimi giorni della sua vita. Ora il duce accusa Dollmann di tradirlo. Colei che lo ha seguito ritiene che dopo l'8 settembre Mussolini avrebbe dovuto tornare al potere o no? No, secondo me no. È stato forzato. Da chi? Da Hitler.
Senta, lei ha conosciuto bene sia la Petacci che Eva Braun? Sì, abbastanza bene, sì. Sì, ecco, sì, come erano queste donne? Sì, come la Eva Braun da Hitler, la donna da letto. La Pianetta Petacci è una classica donna da letto, molto simpatico, molto carino, molto gentile, viceversa il fratello no, il fratello era pericoloso. E perciò alla fine, quando veniva la capitolazione, molti oggi si criticano ancora perché non avete informato Mussolini che voi state trattando con gli americani. La risposta è chiara. Dicendo a Mussolini che noi lavoriamo adesso in Svizzera con gli americani, lui andava la sera dalla Claretta, la Claretta il giorno dopo andava da Marcella, Marcella e lo mandava a tutto il mondo e tutte le capitolazioni erano inutili, non ti piace niente da fare. Questo cortile c'erano tutte le forze tedesche. Sì, c'erano, ci hanno detto poi i funzionari, sì. Noi non l'abbiamo visto. All'alba del 26 la Guardia di Finanza aveva occupato la prefettura. Sì. Credendo di trovare resistenza, invece non trovò nessuna resistenza perché Mussolini era già scappato, non è vero. E i funzionari ci misero al corrente di quello che era avvenuto. Cioè Mussolini, affacciandosi ripetutamente dalla finestra, da quella era finestra lì all'angolo, che era la sua camera, non è vero, incitava i tedeschi, i suoi gerarchi, a far presto. Da questo cortile Mussolini salì in prefettura per decidere un piano d'azione con i suoi collaboratori. E dunque, poi ci misero al corrente, io riferisco quello che ci hanno detto i funzionari, gli impiegati che troviamo qui in prefettura, no? Che Mussolini si è affrettato a scendere questo scalone, seguito dai gerarchi. Qui c'era un grande affollamento. Facevano agomitate, non è vero? Erano dei naufraghi che si affanavano a prendere l'ultima scialuppa per salvarsi. E quindi ecco che quindi mi hanno detto che... quindi qui c'era un via vai praticamente. Un via vai, gente che scendeva giù proprio dandosi delle gomitate, Mussolini in testa, affannato per poter raggiungere immediatamente la macchina dove c'erano i tedeschi e poter scappare. E pensava che forze partigiane dessero poi l'assalto alla prefettura. E quindi ecco che si affrettava a scappare. Cavolini, che succede? Che aspetti a dare gli ordini? Ma prima ho da sapere che ordini dare. Quante camicie nere puoi raccogliere? Almeno 30.000. Ma non continuiamo a dire balle. Dove sono questi uomini? Siamo con il culo per terra. Ecco la verità. I fascisti stanno affluendo a Milano da tutta la Lombardia. Sempre bugie. Appuntamento per tutti a Comodo mattina alle 8. In Valtellina. Non Comodo. In Valtellina. La sera del 25 aprile Mussolini convoca i suoi più stretti collaboratori, il segretario del partito Pavolini e il vice segretario Romualdi. Con loro deciderà le prossime mosse. Ecco il ricordo di Romualdi. Ma in Valtellina voi andavate per... Noi andavamo in Valtellina non per fare una resistenza, per concentrarci tutti insieme. Aspettando gli alleati. Aspettando gli alleati, perché? Perché nessuno ci poteva venire a disturbare, perché bastava che fossimo 7-8 mila, non voglio mica dire 50 mila o 30 mila, per essere indisturbati, assolutamente indisturbati. Noi potevamo restare lì quanto volevamo. In Valtellina non c'è niente, né cibo, né armi, niente. Sono tutti strateghi adesso, sono dei bugiardi. Ma se non abbiamo neanche la benzina per arrivarci? E allora, vogliamo darci per vinti? Arrenderci ai partigiani? Dobbiamo morire con le armi in pugno. Nessun accordo, né tedeschi né con partigiani. Questo è giusto, ma dove sono le armi? Dobbiamo lasciare Milano, andremo a Como. Questa era la camera di Mussolini. Dal balcone Mussolini, qui si stava preparando la colonna dei tedeschi, non è vero, per scappare. Dal balcone Mussolini incitava a far presto, si era affacciato due o tre volte incitando a far presto perché si preparasse... C'erano anche i tedeschi questo. C'erano tutti i tedeschi. Lui parlava e lui aveva una preoccupazione, non è vero, che arrivassero i partigiani e lo facessero prigioniero, quindi di far presto due o tre volte si è affacciato alla finestra incitando a formare questa colonna. E che finalmente... Questo era lo studio praticamente. Questo era il suo studio e questa è la camera da letto su dove lui ha pernottato. E qui praticamente ha passato gli ultimi giorni della sua vita. E qui ha passato gli ultimi giorni qui a Milano, poi riesce a scappare e poi viene arrestato. Una camera stile impero, vedi che qui vedo che ci sono le aquile, le lupe. Beh, ma no, ma questa è una cosa, una pura coincidenza, anche la lupa romana è una pura coincidenza. Sì. Luce, a noi! A noi! A noi! E poi venne qui
E qui c'era Borsani, il cieco di guerra, Borsani con la moglie. E la moglie gli dice, ecco che si vede che l'aveva avvertito, che Mussolini stava avviandosi verso la vettura. E lui, Borsani, disse, Duce, non scappate, rimanete qui con noi a resistere, no? Mussolini, con una scrolla seccato di questa esortazione, una scrollata di spalle senza rispondere, salì sulla macchina, la moglie disse a Bersani questo, e allora Bersani, così ci riferirono i funzionari, disse, Duce, voi ci abbandonate, ci tradite. E lui, la colonna, allora partì. La sera del 25 aprile, la colonna di Mussolini si dirige verso Como. Il duce vuole rifugiarsi in Svizzera e tenta di sfuggire al controllo degli ufficiali nazisti. Il colonnello Dolman, per ordine di Hitler, aveva tentato in ogni modo di trattenere il duce e di portarlo in Germania. Ma io l'ultima udienza avevo il 28 aprile da Mussolini. Allora lui mi domandava tante cose e lui ha detto, eccellenza, rimanete con noi. Non volendo o non volendo, i tedeschi sono già ancora qua, pensano a lei che faccia queste cose, casa militare, eccetera, eccetera. No, dice, io vado là, dico, allora andate, non possiamo fare niente, ma gli dico, rimanete con noi. Sapevo che gli americani, Churchill anzitutto, che era amico personale quasi di Mussolini, e lui parlava anche del tesoro dei quadri di Mussolini, delle lettere di Churchill, allora l'ultima udienza è finita così, che lui ha detto tante grazie, eccetera, e poi non ho più visto. Ecco, questa era la sala dove si riuniva Mussolini con il cosiddetto governo di Salò. Qui invece... E qui CLN poi si è riunito dopo, ripeto, la nomina di Riccardo Lombardi a prefetto di Milano, prefetto della Liberazione. Quando è arrivata la notizia di Mussolini che era fuggito praticamente... La notizia telefonica. Lei che cosa ha fatto? Ah, io sono andato subito a eseguire le operazioni che erano moltissime, occupazione degli edifici pubblici, raccogliere le proposte di resa, Guardia Nazionale Repubblicana, le Cimamas, con cui ci fu una lunga trattativa per deporre le armi, non volevano deporre le armi in mano ai partigiani, poi li fecero deporre in mano alla Guardia di Finanza che lavorava con noi. La resa della decima Mas alla Guardia di Finanza significa che la Repubblica Sociale di Mussolini si sta dissolvendo. Intanto, gli inglesi e gli americani avanzano lentamente. Ma ormai gli scontri con i tedeschi sono sempre più rari. I tedeschi si arrendono dappertutto. Il feldmaresciallo Kesselring e il generale von Bittinghoff sono ormai al corrente delle trattative in corso in Svizzera. Ma i partigiani che presidiano Milano devono ancora fare i conti con temibili reparti nazisti. I centri nevralgici della città sono già stati occupati, ma l'atmosfera è ancora piena di tensione. La colonna con Mussolini e alcuni gerarchi fascisti aveva lasciato Milano puntando verso la Svizzera. Il comando tedesco avrebbe voluto invece che Mussolini
puntasse verso Merano per poi essere trasferito in Germania. E gli alleati, questa è la cosa importante, gli alleati si preoccupavano invece di prendere loro Mussolini. Quindi c'era questa specie di caccia a Mussolini su varie piste. Sì, Mussolini aveva lasciato Milano, fuggito da Milano, non per andare in una zona poi e riprendere la resistenza, aveva lasciato Milano con la ferma intenzione di raggiungere la Svizzera. Gente maresciallo, ma lei non può entrare. Non posso entrare? Cosa volete dire? Dobbiamo parlare al duce. Il duce dorme, ha detto niente assembramento. Dovete tornare a Cadenabbia. Perché non ha aspettato che arrivasse Pavolini con le sue camicie nere? Vogliamo sapere cosa dobbiamo fare. Proprio così. Abbiamo bisogno di ordini precisi. Riceverete gli ordini a mezzogiorno. Intanto sgomberate il piazzale e tornate indietro a Cadenabbia. Io a Cadenabbia ci vado e ci resto. Ma non capite che è tutta una buffonata? Mussolini vuole scappare, vuole mettersi in salvo in Svizzera e ci pianta qui a sbrigarcela da soli. Scappi pure. Io torno a fare il mio dovere di soldato. Lo sappiamo dove andate, a consegnarvi al nemico. Voi andate ad arrendervi. Questo mai. Partendo, Mussolini proprio anche a me dice: allora ci vediamo domani mattina a Como, alle 8. Che avevamo appuntamento alle 8 perché noi dovevamo partire nella notte, la notte per concentrarci a Como e poi proseguire per andare in Valtellina. Insomma, solo con questo scopo, non è che bisognava preparare un piano, non so, fortini, altre cose, no, bisognava solo andare nella zona della Valtellina per stare tutti insieme e aspettare che gli avvenimenti arrivassero alla loro conclusione finale, insomma, ecco. E a questo punto avremmo deciso di arrenderci in blocco agli americani, di morire davanti agli americani, di andare tutti in Svizzera tagliando il filo, di fare quello che volevamo. Ma questo ci consentiva di avere noi il controllo della situazione, non di essere presi alla sprovvista reparto per reparto, uomo per uomo. E invece cosa è successo? Invece è successo che quando siamo arrivati a Como, Mussolini era stato consigliato nella notte di andare in un'altra zona. E non siete andati in Valtellina? Non ci siamo potuti più andare perché non abbiamo più potuto stabilire il contatto con Mussolini, che aveva preso l'altra strada, non la strada di Lecco, ma aveva preso la strada di Maderno. Era stato trasportato lì da altra gente che riteneva evidentemente di non farlo rimanere a Como, evidentemente con delle buone intenzioni. Io non ho mai voluto né indagare, ho letto tante cose, ma personalmente so solo che non ci trovammo, contrariamente a quello che era l'appuntamento che avevamo alle 8, arrivando alle 8 noi andammo in prefettura Pavolini ed io, non lo trovammo, la situazione stava precipitando. Perché poi questo mancato incontro aveva provocato, fatalmente, aveva provocato delle perplessità. I gruppi della Guardia Nazionale Repubblicana si attestarono per conto loro e evidentemente poi avranno avuto dei loro problemi. Insomma, morale, non ci si trovò. Mussolini è mancato all'appuntamento con i reparti delle Brigate Nere e degli altri fedelissimi che sono ormai allo sbando. Ora il duce sta organizzando la sua fuga in Svizzera. Bufarini, di a tutti che si tengano pronti. Grazie. Prefetto. Duce. Siete in contatto con il console americano di Lugano? Sì, è stato per dei passaporti. Va bene, non mi importa. Avete contatti? Sì, eccellenza. Chiamatelo. Ditegli che intendo consegnarmi a loro. Sì, eccellenza. No, sia ben chiaro, non cerco di fuggire, non cerco di salvare la mia vita. È mia intenzione incontrare gli americani in territorio neutrale per poter trattare con loro. Non sono un uomo finito. Io e l'Italia abbiamo davanti un meraviglioso, un grande, grande avvenire. Voglio raggiungere al più presto la Svizzera e il governo svizzero non può non lasciarmi entrare. Spero che non sia troppo tardi. La sua partenza da Milano ha peggiorato la situazione. La città tra poco sarà nelle mani dei partigiani che stanno scendendo dalle montagne.
Chiedo di aiutarmi. Va bene, chiamerò subito le autorità elvetiche. Transmitted immediately. I just had a telephone call from the prefect of Como. Mussolini wants to hand himself over to us. He's waiting for an answer. Tell him this. He can cross the border by tomorrow at 1 p.m., but alone. He's asked for authorization for two other people. I gathered one of them would be the Hitachi woman. All right, for him and two others. We must have an agent at every border post. Mussolini puntava verso la Svizzera. Sicuro, lui l'aveva detto ai suoi, io sono sicuro che il governo svizzero mi darà asilo politico. Che cosa portava con sé? Ora, Mussolini, qui anche mi è stato detto dai funzionari e da altri, gelosamente teneva sempre con sé una borsa di pelle. Non è vero che in questa borsa di pelle vi fosse valuta pregiata. La valuta pregiata era sull'auto blinda di Pavolini, che seguiva la colonna Mussolini. C'era il famoso tesoro di Dongo. Sì, il famoso tesoro, tesoro di Dongo. Invece nella borsa che Mussolini teneva con sé con tanta cura, si dice che ci fossero lettere di Churchill, che Churchill aveva scritto a Mussolini prima della entrata in guerra, prima della guerra e durante la guerra. Questa è la cosa grave. Secondo me Churchill aveva abbastanza ragione di difenderla. E lui si fidava prettamente, questo io ho capito, non da parlare direttamente, ma diceva: la mia amicizia con Churchill è tanto forte, sappiamo tante cose insieme. L'hanno portato via, parte sicurissimo. C'era quella borsa che lui portava via. Sì. Si è sempre detto che esiste un carteggio Churchill-Mussolini, e credo che in realtà esista. Ecco, quale sia il valore storico rispetto alla interpretazione degli avvenimenti che sono accaduti dal 40 al 45. Ecco, questo io non potrei dirlo, ma che indubbiamente esistesse o esista un carteggio Churchill-Mussolini non v'è dubbio, credo che ormai tutti gli storici ne siano convinti e credo ci siano degli elementi di documentazione o delle assenze anche negli archivi stessi degli inglesi. Ecco, una persona a me molto vicina che ha avuto la possibilità di visitare un archivio del Ministero degli Esteri inglese ha notato che mancano alcuni documenti che non sono per in questo momento in visione, ma si tratta di documenti che si riferiscono al carteggio Churchill-Mussolini, senza dubbio. Mussolini si fidava delle relazioni intime e anche segrete che aveva con Churchill, questo è sicurissimo. Avrà sbagliato, ma non credo, perché Churchill in queste cose era generoso e abbastanza da signore, no? E Mussolini diceva: a me può accadere veramente niente, casomai, perché io sono stato l'amico con Winston Churchill e sappiamo tante cose insieme. Sono delle lettere firmate, amicissimo, amico mio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io credo che questo corrisponda a verità, perché poi furono inviati dal governo inglese emissari qui in Italia, e poi io penso direttamente da Churchill, per venire in possesso di questa borsa. Anch'io fui avvicinato da un esponente, da un uomo del comando inglese, che mi chiese se per caso avevo notizia di questa borsa che conteneva. Difatti non ho avuto le risposte di no, perché in realtà io non venni mai in possesso di questa borsa. Sono gli altri? Sono scappati tutti. Qual è il sentiero che porta in Svizzera? Parte proprio da qui fuori. Accompagna il Duce. Questo sentiero va bene per le capre, non per le macchine. Mentre sta per attraversare la frontiera, Mussolini viene bloccato dagli ufficiali nazisti, che lo costringeranno a rientrare nella colonna tedesca per portarlo in Germania. Questo sarà il momento decisivo per la vita di Mussolini e di Claretta Petacci. Il risultato che i tedeschi avrebbero voluto che invece Mussolini puntasse verso Merano,
per poi portarlo in Germania. E poi c'erano gli alleati che si preoccupavano di prendere Mussolini, di prenderlo loro. Americani e inglesi. Americani e inglesi. Ecco che il capitano D'Addario viene incaricato di seguire la colonna Mussolini e di prendere Mussolini, come poi prese Graziani, questo quindi... D'Addario era un agente... Capitano D'Addario, non so, era un agente americano, italo-americano che parlava bene l'italiano. Jackson, you set up the radio and get in touch with Lugano right away. You go down to Como, you know where to find Burroughs. I'll get in contact with you as soon as possible. We have to get Mussolini before the Germans or the Italians, and even before those bloody English. We have to get him first. Okay, boys. When you're all in uniform, let's get some rest. It's going to be a tough day. Senta, perché gli alleati avrebbero voluto prendere loro Mussolini, secondo lei? Boh, secondo me l'avrebbero voluto prendere per avere un trofeo di guerra, insomma. E si diceva loro anche che alcuni impresari americani, nel più puro spirito americano, pensavano già di poter fare di Mussolini un oggetto di esposizione alla maniera dei circo Buffalo Bill di qualche anno prima. Senta, comunque c'era anche qualche altro motivo politico, forse? Certo, c'era il motivo politico, credo almeno, personalmente credo che il motivo politico più serio fosse questo, di impedire che la cattura di Mussolini fosse opera dei partigiani stessi e quindi che la liberazione fosse opera degli italiani. E direi proprio per queste ragioni noi ci siamo battuti, noi e tutto il corpo partigiano, dei volontari della libertà, ci siamo battuti perché gli americani non si impadronissero di Mussolini, ma volevamo impadronircene noi per applicare una decisione che era stata del CLN Alta Italia, che diceva che i gerarchi fascisti catturati dopo identificazione personale, se erano alti gerarchi fascisti, dovevano essere fucilati senza altra formalità. Il raggruppamento Alfredo di Dio, che ha alle proprie dipendenze la divisione Valtoce e la divisione Alto Milanese, decide di far muovere le proprie formazioni per convergere su Milano. Fra Bergamo e Como si scontra con la formazione del fascista Pavolini, che ha l'appuntamento con la colonna che trasporta il Duce verso la Svizzera. Il capitano Sassilli ferma la colonna Pavolini e subisce 36 morti. Poi fa muovere i suoi uomini all'interno di Milano, dove occupano la Casa del Soldato a Porta Venezia, il Palazzo Reale e la Casa dello Studente. Dalle valli del Piemonte e della Lombardia scendono in città tutte le formazioni, che ormai hanno solo sporadici scontri con i tedeschi. Alcune donne hanno assunto posizioni di comando e hanno combattuto con coraggio. Alcune formazioni di Giustizia e Libertà e gli uomini della 19ª Brigata Garibaldi scendono a Torino e liberano già nella notte il quartiere della Barca. Altre formazioni hanno l'ordine di scendere verso Corso Novara, mentre dall'altro settore est-sud-est della città, lungo tutto il fiume, scende dal Monferrato la 9ª Divisione Giustizia e Libertà, la formazione Matteotti e le brigate 103ª e 105ª Garibaldi, con un compito molto importante: difendere tutto il percorso ferroviario nel cuore di Torino fino alla stazione di Porta Nuova. La via per Torino non è facile. Esistono ancora dei posti di blocco tedeschi a Cimena e a Cinzano. A Torino gli obiettivi sono le caserme Cernaia e Podgora, il palazzo dell'Eiar, da dove parte il primo radiomessaggio della liberazione.
e soprattutto le due caserme Asti e Palazzo Campana, sedi delle formazioni di polizia speciale. Nelle fabbriche torinesi gli scioperi sono iniziati il 18 aprile. Molti operai sono stati imprigionati dai tedeschi. I corpi di coloro che erano stati troppo torturati e massacrati venivano gettati nelle fogne. Gli altri venivano fucilati al poligono di tiro. Alla SPA e in altre fabbriche torinesi si combatte per giorni e giorni, con gravi perdite. La città di Torino insorse il 24 aprile. Per tre giorni si combatte aspramente in ogni punto vitale della città. Attorno alle fabbriche, alla Stipel, alla caserma Cernaia, alla casa Littoria e alla caserma di via Asti, dove vengono impiegate dalle formazioni partigiane armi anticarro e pezzi di artiglieria. Nella notte dal 27 al 28, i superstiti reparti nazifascisti abbandonano in disordine la città ed il mattino successivo il CLN si trasforma in giunta di governo ed assume i pubblici poteri con l'insediamento del prefetto e del sindaco. Le giornate del 29 e 30 aprile sono particolarmente drammatiche. Due divisioni tedesche perfettamente armate decidono di aprirsi un varco attraverso la città per raggiungere la Svizzera. Sono circa 35.000 uomini perfettamente armati e disposti a tutto. Il generale Schlemmer, attraverso la curia, chiede di poter passare indisturbato. La risposta del CLN e del comando militare regionale piemontese è una sola: resa senza condizioni. Le truppe naziste investono Torino, ma devono fermarsi alle porte della città per il dispiegamento delle forze partigiane. I carri armati tedeschi si avvicinano minacciosamente. La notte, tra il 29 e il 30 aprile, la città di Torino vive una vigilia di paura. Io ero il capo di Stato Maggiore della prima divisione Garibaldi. Il 24 aprile ci giunse l'ordine di attaccare Torino e noi ci portammo sulle sponde del Po e al 25 eravamo già pronti per entrare in città quando ci fu ordinato dal comando piazza di sostare, di non entrare. Due divisioni tedesche, 35.000 uomini, erano già in vista del capoluogo torinese e si temeva una strage. Liberammo Torino il 28 mattina dopo aspri combattimenti e ci dissero ancora dal comando alleato che bisognava far saltare i ponti perché il pericolo dell'arrivo delle divisioni tedesche non era scomparso. Attaccammo noi i tedeschi, a Grugliasco. Salvammo i ponti, non volemmo farli saltare e a Grugliasco abbiamo avuto 56 morti garibaldini e 8 della popolazione civile furono fucilati. I tedeschi si ritirarono, si consegnarono agli americani che arrivarono a Torino il 9 di maggio. Così finì la resistenza in Piemonte. E si può dire che già fin dal mattino del 25 aprile Novara era chiusa in una morsa d'acciaio. Per noi si pose però anche il problema di accorrere in aiuto a Milano, dove era scoppiata l'insurrezione e dove noi dovevamo andare anche perché le nostre forze dipendevano dal comando generale. A Milano, il 28 aprile, Cino Moscatelli incontra sul viale Certosa Luigi Longo.
è salito con me in macchina, una macchina scoperta, e di lì abbiamo iniziato la marcia verso il centro della città, verso Piazza Duomo. Lungo il percorso era ammassata un'enorme folla, in modo particolare donne, ed era talmente fitta che a stento la colonna poteva inoltrarsi in questa selva di mani, di braccia, protese, di divisi, urlanti, di gioia. Luigi Longo è vicecomandante del Corpo Volontari della Libertà e comandante di tutte le brigate Garibaldi. Il 28 aprile Longo entra a Milano con Cino Moscatelli. Moscatelli arrivò con camion blindati, carri armati, mitragliatrici. C'era molta gente, sì, in giro. Beh, certo, anzi direi che le colonne di Moscatelli sfilarono tra due ali di popolo plaudente, che si sentiva con la presenza di quelle forze e con le armi che ostentavano, si sentivano finalmente sicuri della liberazione dai fascisti, benché i fascisti continuassero un sparatorio, un cecchinaggio dai tetti e dalle case, e si avviò verso Piazza del Duomo come punto centrale e decisivo di Milano. Ricordo che io e Moscatelli dalla torretta di un carro armato facemmo un discorso alla popolazione che si era assemblata e ai partigiani della Valdossola che avevano seguito Moscatelli a Milano. La prima divisione partigiana a entrare a Milano, prima ancora di Moscatelli, è stata quella dell'Oltrepò Pavese, comandata da Italo Pietra. Dunque, allora, Pietra, lei venne a Milano il 27 aprile 1945, no? Che cosa è successo praticamente? Noi siamo entrati in Milano nelle prime ore del pomeriggio. Venivamo da Pavia, io comandavo l'Oltrepò, che comprendeva due divisioni garibaldine, una divisione Giustizia e Libertà e una Matteotti, io stesso ero garibaldino. Venivamo giù da Pavia con una colonna di una quarantina di autocarri carichi. Siamo entrati in Milano da Porta Ticinese e intanto una nostra colonna di Giustizia e Libertà veniva giù per la Vigentina. Come siamo entrati in Milano, alle porte siamo stati raggiunti attesi da due elementi del comando, Farina e Vergani, i quali ci hanno accompagnato in giro per la città per farci da guida e anche per organizzare, per realizzare una specie di operazione dimostrativa. Ora, non c'era solo una situazione molto tesa e molto incerta nella pianura lombarda piena di colonne tedesche, ma c'era una situazione anche molto incerta nella città stessa di Milano. C'erano ancora molti centri tedeschi armati in attesa di eventi e in attesa soprattutto degli alleati. C'era una grande elettricità in giro per le vie e c'erano dei centri, a cominciare dalla caserma dell'aeronautica, con straordinaria ricchezza di materie prime, ricchezza che si trattava di prendere immediatamente sotto controllo per evitare dispersioni e vandalismi. Quindi, appena siamo stati raggiunti da questi elementi del comando, l'Oltrepò ha cominciato questo viaggio per Milano, questa colonna di 1200-1300 persone che passava attraverso colonne di folla che pareva impazzita di gioia. C'era bandiera dappertutto, c'erano donne e ragazzi che si sbracciavano, la gente piangeva, scherzando. Noi dicevamo che tutti quelli che ci guardavano avevano gli occhi rossi. C'era un'aria di grande commozione e di grande speranza. Siamo venuti giù per i Navigli, siamo passati per strade, piazze che non ricordo, sembravano tutte uguali perché tutte erano piene di folla, tutte erano piene di bandiere.
Ricordo che passando in Piazza della Repubblica, a un certo punto siano stati colpiti dalla vista al secondo piano di tedeschi con tanto di pistole e altre che assistevano al nostro passaggio, evidentemente in attesa di non si sa bene che cosa. Noi abbiamo accelerato la marcia e abbiamo proseguito. Poi siamo passati... Dunque io ho portato la colonna Viale Romagna e lì gli autocarri si sono fermati, io ho proseguito con gli elementi del comando per via Brera, dove aveva sede, presso il comando di Corpo d'Armata, dove aveva sede il Corpo Volontario della Libertà. Per i nazisti ormai è finita. E se gli alti comandi indugiano ancora a fare l'ultimo passo, le truppe decidono per conto proprio e si arrendono. Gli americani avanzano lentamente verso le città del nord. Con la sua auto, Mussolini è costretto a unirsi all'autocolonna tedesca verso la Germania. Schmeiß die Italiener aus den Wagen raus. Im Notfall schießt. Hast verstanden? Mach schnell du! Komm los, komm, komm! Excellenz, vi prego di indossare un cappotto e elmetto tedesco e di continuare il viaggio nascosto dentro il nostro autocar. Questa unica possibilità per voi di salvare. Abbiamo poco tempo. Colonne Fallmeier deve ripartire subito. Ja, und sie, der da vorne. Sag mal den Leuten. Ja, wir haben fast was geschafft. Ah, noch ein bisschen Schnaps drauf trinken. Ja, der ist besser. Auch nicht so viel, wenn auch. Ja, wäre ehrlich. Sauber ist dein Leben. Essen und Trinken, das ist dein Leben. Was ist dein Leben? Denk immer an die Mädchen. Rennen, 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 schneller, rennen. Jetzt haben wir die Mädchen nicht. Sgombrate la strada. È il 27 aprile 1945. Fra poco Mussolini sarà catturato dai suoi nemici. Tra 24 ore sarà morto.